E buongiorno a tutti quanti. Come avete passato le feste? Speriamo in un modo veramente sereno, buono, bello, e con la famiglia, con gli amici, con tutti. Allora, dobbiamo pensare alla Befana adesso, no? Allora, mi sono alzata col pensiero che devo fare, devo realizzare delle cose, delle piccole cose simpatiche per la Befana. Allora, iniziamo con cosa oggi? Oggi facciamo delle caramelle di sfoglia. Le caramelle le faremo ripiene di Nutella, o quello che voi piace, naturalmente. Io vi do l'idea della Nutella, però voi potete mettere crema pasticcera o altre cose, o cioccolatino fondente al latte, o delle caramelle proprio delle mou dentro, quello che voi volete. Allora, semplici semplici da fare. Le faremo con la pasta sfoglia. Ecco qua. Allora, questo è un quadrato di pasta sfoglia. Le riempiremo di Nutella, lo spennelleremo con un tuorlo e le spolvereremo con queste codette colorate. Niente di più facile, di più semplice, veramente. Allora, prendo un coltello, questo è un rettangolo, meglio se prendete il rettangolo, così vi è più facile fare le forme, altrimenti se prendete quello rotondo si sprecherà un po' di pasta. Allora, guardate, io me la divido in tre, quindi vado a tagliare in tre parti, poi faccio un taglio così. E adesso che faccio? Prendo un cucchiaino, prendo un po' di Nutella, naturalmente non troppa, altrimenti fuori esce, e la metto qua, più sul bordo, diciamo, va? Ecco. Mi vado a mettere la Nutella su tutti questi rettangoli. Allora, facciamo in questo modo. Ripiegate un po' la pasta, questa così. Non schiacciate troppo, altrimenti fuoriesce la Nutella. E adesso ripiegate anche questa. Vi aiutate con il pollice ad arrivare fin dietro. Fate un po' di Nutella. Adesso andiamo a pigiare leggermente. Prendiamo la caramella, diciamo la caramella, e pigiamo qua con le dita. Una volta che ci siamo assicurati che la Nutella non esce, giriamo i lembi. Non fa niente che si è sporcato di Nutella. Allora, questo l'abbiamo girato da questo lato, no? E questo lo giriamo da questo. Ora, facciamo così. Andiamo a pigiare un poco con le dita. E facciamo in questo modo con una forchetta. Cerchiamo magari di fare questo movimento in modo che alla cottura sembri veramente una caramella. Ed eccola qua. Ora io mi vado a fare tutti gli altri, poi completeremo tutto con il tuorlo e le codette di quelle colorate. Di zucchero. Di zucchero, ecco, meno male che c'è Lorena che mi aiuta sempre quando non mi viene una parola. Allora, io vado a continuare. Ora, tutte le nostre caramelle, ma la placca sempre si muove, sempre cammina, guardate, le andiamo ad adagiare sulla placca con carta forno, tutte quante. Vado a sbattere il tuorlo con un cucchiaino. Anche se la forchetta ce l'hai No, accanto. no, l'ho fatta apposta perché è pochissimo, la forchetta sarebbe, cioè come se l'elefante in, come si dice quel proverbio, no? No, è pochissimo il tuorlo, quindi lo sbatto con un cucchiaino. Ecco qua, quello che volevo dire. E adesso vado a spennellare con il tuorlo tutte le nostre caramelle. E ora mettiamo al centro delle nostre caramelle le codettine colorate. Le facciamo tutte in questo modo, così sembreranno veramente delle caramelle. Ed eccole qua, le nostre caramelle. Allora, io adesso ho riscaldato il forno a 180 gradi ventilato. Cuociamo per una 20-25 minuti, però come dico sempre, Ogni Lorena, forno a sé. ogni forno a sé, ogni Ecco qua. forno a sé. Ok, allora ci vediamo dopo perché dobbiamo fare l'assaggio dalla gioia dei nostri bambini, ma anche dei grandi. A dopo!
Le nostre caramelle sono prontissime, guardate, guardate. E ci ho messo anche delle coccinelle, le coccinelle porta fortuna. Allora, una si è pure girata, aspettate che la giro. Allora, guardate che belle. Io penso che i nostri bambini siano contenti e felici di veder realizzato qualcosa del genere. Semplice, ma bello. Per i bambini è molto simpatico. Allora, io vado ad aprirlo, perché dentro c'è la Nutella. Sono buona. Posso assaggiare l'orena? Ho Dopo. fatto metà della caramella. Scusate la verdura. Amore! Amore, la pepa! La pepina! Allora, guardate, in pochissimo tempo che cosa abbiamo realizzato. Bellissime, bellissime queste caramelle. Fatele per i vostri bambini, magari le fate trovare vicino alla casa che gli regalate, sul camino, bellissime. Allora, che dire, per la gioia dei nostri bambini abbiamo fatto questa bella ricetta, quindi ci vediamo domani per un'altra ricetta aspettando la Befana. Grazie a tutti, da Tiziana Marimpasta.